siede Candela su d'un colle, nata da 900 april. Leggiadra e snella ride da lungi, ma è ancor più bella per il tratto gentil onde freggiata. A sinistra il Gargano e a destra guata il Vulture, ha di fronte qual sorella Ascoli, ed ha per stemma una facella fra gli artigli di un'aquila allumata. Io la vidi Candela in lontananza e mi piacque il suo colle. Vi abitai e del bel tratto restai conquiso. Or l'amo tanto che da lei diviso io non vorrei restar, no, no, giammai. Ma se io me ne vo, pur resta la speranza. Candela nel 1930. Adulti e bambini, insieme alle autorità locali, partecipano alla tradizionale festa degli alberi. La banda musicale candelese riscuote successi in molte località italiane. Il 23 luglio del 1930, alle ore 1:08, in piena notte, un evento sismico stimato tra il nono e il decimo grado della scala Mercalli si abbatte su un vastissimo territorio tra Campania e Puglia, tra cui Candela.
la duchessa d'Aosta, Elena di Francia, visita i paesi colpiti dal terremoto. Quasi 2000 le persone che hanno perso la vita in tutta l'area colpita. 6 i morti a Candela.